Allora, caro, che cosa mi dice di sta cavalla? La mappeggiare o la mappeggiare? Secondo me, ossia, se piglia questa cavalla fa l'affare, o meglio affare che ha fatto nella sua vita. Ecco, okay. Io ne ero convinto, e ora che tu mi stai dando l'affermazione, io questa cavalla ha vinto. Allora, senza stasera, se possa, è d'accordo, mi pare che già è d'accordo, va a parlare con Mascio Cicco, Palenetto, chiedo che sì, 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 vedremo sì. Se tu si accorda con chi che possa questi studi. Cerca di sincero al massimo, mi raccomando. Okay. No? Facciamo una cosa, ora ci vai, Orne Palenetto, sì. Per vedere di chiudere l'affare, e poi sapesse chi era la sua casa, lei. A casa della cavalla? No, so. Ossia, a vagliere la sua casa, va a sentire a me, a casa sua. A io e chi era a casa mia? No, perché... no. Perché la cavalla puoi stare scendendo? No, ossia, facciamo una cosa, mestiere, facciamo una cosa, così dall'estremo. Sì, amore, dimmi. Facciamo che io... Per 10 minuti, un 4 ore ti chiamo di tu, va bene? Senz'altro, oh. Non hai capito? Facciamo una cosa. Allora, ora io vai un commerciante, Palenetto, Pirdu Palenetto, e tu vai a casa tua, lo capiste? Perché tu puoi stare a cavalla a me a casa? Questa ancora la gira a pavare o a cavalla, a porto romano e dopo romano, però io ti consiglio di andare a casa tua perché c'è l'altra. Cavadda a tua casa. Come? A mia casa c'è mezza cavadda. A tua casa c'è la cavadda. Stamattina tu non sei nato, mentre tu uscivi la cavalla era da mangiatura. Già sì, io lo stallone, capiste? Già sì, un stallone da mangiatura della mia casa. Ora ti scrivo tutte cose. A tua casa c'è tua mogliere che suona, capiste? Suona, ma con cuore! Con lo stallone, dove vicino mia mogliere sa... Ma che sì, dici? Ma che fate la scrivere ogni volta? Mia mogliere sarà un stallone! Ora mattina! Dove sarà? Qui non c'è.